Dunque, stavo guardando un po' a fondo i rami, riuscivo a trovare le altre adrenaline. Una l'avevamo presa qua, una l'avevamo inizialmente, una qua, e a quanto pare c'è per ogni tipo di ramo, quindi sono altre due e si va a quattro. Una è qua e la prenderemo subito, non l'ho neanche vista. Quindi con due talenti la prendiamo. Poi l'altra qua. Questa è un po' più difficile perché se vengo su da qua sono 7 punti. Se proseguo da qua sono 6. Ma io ci terrei forse a fare quello. E poi c'è questo. Che a riempimento di uno più slot ottieni un incremento di danni e la velocità. Sarei tentato quello là, gialla sicuro. Devo decidere tra queste due. Questa in teoria potrebbe essere uno, o magari quattro, una cosa del genere, non ho idea. E forse è più utile per far danni. Poi andiamo per questo. Direi che queste sono le cose che mi interessano di più in questo momento, cioè tutta la cosa dell'adrenalina. Quindi di sicuro appunto questa. E tra l'altro siamo lì per passare, quindi questa la dobbiamo prendere abbastanza alla veloce. Quattro maschere. Dobbiamo fare ancora la prova del vendere tutto, vedere se vende tutto davvero o no. Niente, allora proseguiamo e andiamo con la missione qua principale. Carina quella strada romana. L'ho messo dentro lì, scusa. Solo ferro. Questo è probabilmente un laghetto dove provare a pescare, non lo so. E alla fine è un laghetto, non è nient'altro. Sono due torri attaccate. Un punto bianco. E uno stagno, sì. In effetti. Sono qua per rapinarvi, va bene?
Ma vabbè, c'è qualcosa qui. Non sembra. Vai. Corte. Questa cosa qua serve per, boh, così, lavarsi, tenere i piedi in bagno. Adelaide è passata a chiedermi se sapessi dov'è Pierre. Pierre? Nome francese? Strano, non lo vedo da quando è andato a controllare il pozzo 3 giorni fa. Spero non si sia imbattuto in licantropi, danesi o altre strane bestie. Quindi siamo bestie, praticamente. Ok, qua. Guardate che... Che polziere che hanno qua. Oh, mica. No, non preoccupatevi, non ho fatto nulla. È bella nebbiona che c'è. Allora, sì. Qui c'è anche il posto a sincronizzare. Salve. Cripplegate, London. Forse qui troverò un ufficiale degno. Calmatevi! Vi chiedo pazienza per un altro po'. Sistemeremo tutto in men che non si dica. Avanti così! Eh? Tieni duro, Mastro Hamme. Presto potrai proseguire. Mastro Hamme. Pastore, vero? Così può sembrare, sì. Hai bisogno di qualcosa? Chi governa la città? Vorrei chiedere udienza, se possibile. Il governatore, Trigger. Un bravo danese, giunto 4 anni fa. Trigger. Passa gran parte del suo tempo alla vecchia villa, occupandosi di mille faccende. Stow! Abnos vuole la sua parte del raccolto estivo. Pezzente. Eh? E cosa aspetti? Stavamo parlando. Sentite, i contadini di Merch hanno già versato il tributo. Se Avgos desidera altro, dovrà farne richiesta. Farne richiesta? Beh, tu intanto puoi dire a quel vecchio mercante... È una bambina. Che la sua mela è qui. Vieni a morderla. Quella è di Mastro Hamme, amico. Dai, mordila. Che schifo. Mordila, ho detto! Guarda. Quello ubriaco. L'agitazione è tipica di Luden. No, è stato una giornata. Aspetta. Non capita spesso. Non uccidere nessuno, eh? Basta, ormai non so perché questi gruppi qua. Perché mi. È che loro hanno messo, sai cos'è? Perché il dodge è sulla X. La X è vicinissima al. È vicinissima al. Tasto select, quindi schiacciando col pollicione clac, becco dentro anche. Dio del cielo, combatti come se ti avessero rubato il pane. Anche i tuoi pugni colpiscono duro. Rold, segna i nomi di chi intende pagare la tassa alimentare, grazie. Tra l'altro potevano avvicinare i due. Sei qui per vedere il governatore Trigger, vero? Sono qui per parlare con chiunque possa garantire un'alleanza al mio clan. Se sei tu, tanto meglio. Ah, no. È Trigger che cerchi.
Io sono intendente di contea di Lunden Occidentale. Preservo l'ordine e la giustizia. Intendente di contea è un nome un po' complicato. No, è il mio titolo, chiedo scusa. Mi chiamo Stowe, Stowe di Lunden. Ordine al tuo capo, piacere conoscerti. Cuore. Piacere di conoscerti. Lunden poggia su spalle robuste. Ah, ci sta forzando tutto un tratto. In due ore, oltre al governatore. Facciamo del nostro meglio. Sono tempi difficili. Portami dal governatore, sto. Credo valga la pena conoscere. Guarda che ero anche curioso. Comando delegato, gregge custodito. Andiamo da Trigger, dunque. Come devo chiamarmi? No, cosa? Castigo dei bruti? Martello danese? Sono Eivor, del clan del Corvo. Abbiamo un insediamento a nord, sul fiume Nin. Beh, sono in debito con te, Eivor. Sei un degno alleato. Così, questa è Lunden. Una città eretta dai giganti. Così dicono. È un luogo antico e violento come qua. I suoi misteri mi appassionano parecchio. Sono cresciuto. Ho imparato le scritture degli apostoli a Lunden, Witch. Il sobborgo sassone oltre le mura occidentali. Non sei un prete, vero? No. No, mi hanno solo cresciuto. Un bastardo spiantato, ma ho fatto molta strada. Da bastardo spiantato a impavido intendente di Lunden. Beh, è Trigir che ha visto qualcosa in me. Mi ha certo giudicato per le mie origini. I suoi due fiduciari siamo io e un soldato danese, di nome Erk. Erk è un orfano dell'ultima orda vichinga insediata a Sion. Aspetta. Qualcosa non va. C'è odore di morte. Il sangue è fresco. Erano bravi uomini. Cos'è successo? Tanto ci armiamo. No, 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 no! No, no! Solo 3 frecce per ucciderlo. Ah, però. Le altre 12 erano solo un insulto. Signore, accogli questi uomini e fa risplendere su di loro la tua luce perpetua. Al trono di spada, al trono di freccia, al trono di sangue. È una questione privata. Al trono artistico, dai. Eivor mi ha difeso in una rissa a Cripple Gate. Gentaglia della guarnigione. Perché sembra che l'abbiano colorato di rosso. Furia per tenere testa a quei maiali. Dobbiamo catturare quegli uomini, Stowe. Tutto questo deve finire. Se avessi ancora la testa, lo chiamereste Trigger, vero? Il governatore. Dio del cielo, è morto. Abbi un po' di rispetto. Andremo d'accordo. Volevo accertarmene. Tu devi essere Erke, il secondo intendente. Lo dice lui. Erke Bodilson, sono io. Mi stai dicendo che quest'asino mi ha dato del secondo intendente? Primo della città orientale. E uomo a cui affiderei la vita. Stowe non è bravo a giudicare le persone. Erke, lui è Eivor. Doveva incontrare Trigger per stringere un'alleanza con il suo clan. Ti avrebbe accolto con gioia. Aveva fiducia negli altri. Gli è stato fatale. Trovato niente? Sono appena arrivato. Gli assassini hanno lasciato una lettera sul cadavere. Sembra verniciato, cioè non è naturale quella cosa. Non puoi essere 3 frecce a testa mozzata, però. Abbastanza bene da non sospettare nulla. Gesù benedetto, potrebbe essere chiunque. Era il governatore della città. Cielo. Cosa c'è? Lettere sconce di una. Anzi, di più amanti. Nello scrittoio di Trigger. Oh, sì. Il vecchio amava volare di fiore in fiore. Non lo sapevo. Non credevo che. Non voleva che lo sapessi. Era un suo segreto. Gli piaceva. Era innamorato. Non so, visto che è comparso un cuore a un certo punto, mi sa che. Voleva dire che c'era una possibilità con questo qua, e se c'è una possibilità con questo qua magari era innamorato di quello che loro chiamano Trigger. Questa lettera, volevano che la trovassimo. Da Roma, vai. Giunse un ordine di eretici che veneravano reliquie di un tempo prima di Cristo.
Ci aveva parlato di questa lettera, Erge. Disse che conteneva gravi notizie su Lunden. Avverte di 3 pagani che si sono infiltrati a Lunden. I colpevoli, suppongo. Non fatto niente, oltre a sangue sufficiente per affrescare la città. Vedi Vision? Mi fai vedere questa cosa? Lettera Ubba, mio comandante e amico, spero che questo clima tiepido ti doni buon umore. A Lunden non fa mai freddo come in Norvegia, ma piove quasi tutti i giorni. Non è vero, non è vero. Sento freddo e grigio come un pesce. Ho scoperto che qui è un malessere condiviso da molti. Le nostre mura sono solide, le nostre dispense piene, non mi manca la vita da vichingo. Ho visto abbastanza albe dorate nella mia vita. Ora sono pronto ad adagiarmi sugli allori e godermi le sgualdrine della città. Bravo. Se ne è abbastanza di dormire sulle navi o di avere sempre Ivar intorno al collo come un cappio, qui per te ci sarà sempre un trono. Il tuo compagno d'armi, Trigger. Salva anche lei senza testa. Però facciamo una cosa. Si può interagire. E ci sono le frecce anche dietro. Come hanno fatto? No, qui c'è qualcosa. Sembra. Strumenti da cerusico. Affilati e precisi, per tagliare facilmente. Li avranno usati per separare la testa di Trigger dal corpo. Tre paia di impronte. Due normali e una enorme. C'è qualcosa fuori? Non mi sembra. Non riesco a farmene una ragione. Non ci riesco. Ma guardaci, dormiamo sugli allori mentre Eivor si dà da fare. Non vedo un altro punto. Uno, due, tre. Non so cos'è che vuole da noi. Punto di domanda. Amo un altro. Altro da bannare qua. E lui dà ancora un punto. Magari non era selezionata la quest. Dice almeno ancora un punto. Ah, ecco, aspetta. Dobbiamo salire lì? Come si fa? Certo che se ce lo metti sul soffitto però. Non invidio la fine di quest'uomo. Aspettate, ha qualcosa in mano. Non è il sigillo di Trigger? No, sembra avere origini romane. L'avrà trovato su una lettera. Doveva avere grande importanza per questa guardia. Se l'ha stretto anche nella morte. L'avranno ucciso per questo. Credo di avere un'idea precisa di cosa sia accaduto qui. Trigger è stato colpito da seduto, forse mentre leggeva la lettera. Una delle guardie ha preso il sigillo e ha provato a fuggire. Ma senza fortuna, un secondo assassino l'ha trovato. Lo ha condannato il cappio, stretto dall'uomo più grosso. Un terzo ha strappato gli occhi e poi la testa di Trigger.
È simbolico, forse. La testa del capo, gli occhi delle guardie. I colpevoli sono spavaldi. Questa strage è un messaggio. Sono uscite insieme. Tre serie di impronte che tornano in giardino. Non sei un bambino. Da tre eretici, indicati solo da soprannomi. La sanguisuga, la freccia, la bussola. L'autore si firma come un povero soldato di Cristo. Povero soldato? Strano nome. Tre nomi, tre assassini. Un bel modello, Stone. Può essere chiunque a Lunden. E chi fidati? Questo. Solo dei presenti, temo. Forse nemmeno, finché non sapremo altro. Magari dovevamo provarci. È scritta come un combattivo invasore danese. Sono in molti a Lunden. La sanguisuga viene dal Wessex, così come tanti altri a Lunden. E la bussola, un capitano franco. Meno comune, ma non mi sovviene nulla. Cos'è questo simbolo? Devo averlo già visto al Tempio di Mitra. L'ho superato venendo qui. Che cos'è un Tempio di Mitra? Quanto dista da qui? Andrò a indagare. Però chiediamo questo. In realtà un'idea ce l'ho, però. Tempio di Mitra. È una chiesa. Una chiesa? Cielo, no. Mitra era una creazione pagana. Un presunto dio adorato dai soldati che fondarono questa città. La nostra città ormai brulica di codardi. Presto saremo noi a cadere, se non fermiamo quest'istigazione all'odio. Te l'ho detto, questa città risponde a sangue e potere. Così andrebbe guidata. Non posso lasciarlo così. Lui... Io devo... Lascia che se ne occupi la chiesa, Stowe. No. No, devo farlo io. Lo preparerò per il giudizio. Lo capisco. Giudizio? Prendi solo un po' d'aria ogni tanto. Non si respira qui. Andiamo, Furia? Furia. Alle armi! Difendete Trigger! Sì, buonanotte. Ora tutti sentiranno la puzza di questa fetida faccenda. Sei libero di esplorare il tempio, Eivor. È a est di qui. Ora devo comportarmi. Peccato, non può venire con noi, guarda. State lontani, è tutto finito. Presto ci raduneremo. Allora, a me mi sembra di aver visto. Allora, mi dice forziere. Là c'è una chiave. Se gli intendenti dovessero ripensarci, dovrò sventrarli e mettere un fantoccio sul trono di Lunden. Ma Stowe sembra un bravo uomo. Mi fiderò di lui. Vediamo un attimo dall'alto. Ma questa qua com'è? È bella grande anche, guarda. Un'altra chiave là. Guarda cosa abbiamo qua. Una specie di colosseo, è enorme, guarda qua quanta roba. C'è anche un castello là. È quella più grossa che abbiamo visto finora, mi sembra, no? Infatti guarda qua. Grazie anche. Guarda che è una bestia questa. C'è anche una sincronizzazione qua. Anzi, facciamo così. Andiamo a fare la sincronizzazione. Qui c'è subito una cosa qui vicino. Il teatro. I pezzi sono anfiteatri. Ci assomiglia, cioè è un... proprio piccolo. Sì. Allora. Beh, cavolo, eh. Quella statua là, sì. Sani, sì. Qui sta parlando in latino.
Ok. Perfetto. Ok. Non so se correre per adrenalina o per quella cosa da che accelera gli attacchi. Secondo me è un po' più importante quello che accelera gli attacchi. Sempre un piacere. Ecco, giusto, Igor. Perfetto. Tu sei che porti a termine i lavori. Vediamo qual è. Un'altra persona scomparsa. E abbiamo il contratto per investigare. Questo è nuovo. Razziatore di tombe. Diverse tombe della regione sono state profanate e svuotate dai loro corredi funebri. Se si tratta dell'opera di un gruppo, occorre uccidere il capo per risolvere la faccenda. Più alto lo farei io stesso. Per fortuna che sei qui. Ossa Iside pro. Ok, vediamo. L'ordine. La bussola. Un franco è un marinaio e guida questa setta. La bussola è alto e forte. Ecco perché ha detto che era francese, perché avevano già trovato un documento. Una cosiddetta bussola, quindi guarda che di solito non ci sono questi collegamenti così sofisticati, anzi questo è sempre stato un limite di questi tipi di giochi, cioè il fatto di veramente, cioè perché tu arrivi, non so, Fallout, no? Arrivi in un paese non ti ha mai conosciuto prima e compaiono già le risposte attinenti a una quest che tu non hai ancora fatto, non hai neanche visto. In realtà sarebbe veramente interessante che, soprattutto dopo quanto, 20 anni che fanno questi giochi qua, e studiare, che i designer studiassero, o meglio i softwareisti, cioè quelli che fanno la programmazione, studiassero dopo anni dei rami, in modo che escludano queste possibilità, che non hanno senso, no? Tu arrivi lì, parli, domandi di un tizio che non sai chi è, non ha nessun senso. Cioè, in modo che praticamente le cose vengono disponibili solo se tu hai una conoscenza pregressa motivata, se no non dovrebbero comparire quelle risposte lì o quelle domande lì. Un po' come il fatto che se non hai carisma 16, per esempio, non compaiono altre risposte, no? Altre possibili domande e risposte. Però sarebbe interessante e più sofisticato, no? Soprattutto negli open world, che cioè tu vai un po' a destra e a sinistra. Allora, Lunden. Nel IX secolo Lunden attraversò un periodo di transizione. Gran parte dei cristiani se n'era andata, ritenendo infestate le rovine delle vecchie città romane. Tuttavia, quelle strutture si dimostrarono eccellenti ripari e punti di riferimento, perciò la zona venne usata dall'armata d'estate durante l'occupazione. Stowe. Nonostante le umili origini, Stowe diventò l'orgoglio di Lunden. Il suo tra l'altro mi ricorda vagamente. Non trovo che non è uguale, ma ricorda un pochino il prete guerriero di Vikings. Che lui è quello che ha fatto anche, mi sembra, i Tudors. Un belloccio, penso sia irlandese lui. Adesso non mi ricordo come si chiama. Né l'attore né il personaggio. Stowe diventò l'orgoglio di Lunden. Il suo amore per i combattimenti e per la giustizia lo portarono dal clero all'intendenza. No, non è uguale, ma secondo me c'ha l'aria, diciamo, un po'. Questa mascella massiccia, ovviamente non potevano copiarlo. Non so se mi spiego, cioè non, siccome non potevano copiarlo, perché sennò gli facevano causa. Però hanno cercato lo stesso di dare, secondo me, un'aria vagamente simile. Il governo di Londra era per lui come una famiglia, con Trigg come padre. Padre, ok. Lo amava come padre. Abgos come fratello e Derk come qualcosa di diverso. Ok, insieme a Derk, quindi. Erke Boldilson fu uno dei figli danesi di Lunden. Il suo motto era: fa quel che devi, costi quel che costi. Ma grazie alla guida dell'intendente Stowe passò dai loschi affari a far rispettare la legge. Affidabilissimo. Quello che fino al giorno prima rubava. I due divennero subito amici e colleghi sotto il comando del governatore Trigger. Ed era raro vederli separati. Solo in giro, probabilmente, ma anche a casa.
so, dico io. Allora, qui sembrava che la quest fosse già qua. C'è una marea di roba qua, veramente, ma qua bisogna dedicare i 4 episodi. È impressionante. Qui c'è anche un'entrata di sotterranei e qua c'è questo, che non mi dispiacerebbe andare a prendere. Va bene, intanto andiamo avanti con la...